Eccoci qui, buongiorno a tutti. Siamo oggi in un posto speciale nel Parco delle Alpi Liguri al Colle Melosa e oggi è un evento epocale, quindi merita un video su YouTube perché dopo penso 5 anni, qualcosa del genere, che avevo questa camminata nella lista, oggi speriamo andiamo a fare il sentiero degli alpini sui monti Pietravecchia e Toraggio. Vi portiamo con noi. Innanzitutto una nota: qui al Colle Melosa non ci sono fontane di nessun tipo, e ci sono due rifugi dove potete comprare l'acqua eventualmente, però se potete evitarlo e riempirvi le borracce a casa, fatelo, noi ci siamo dimenticati. Di sicuro è più sostenibile. Esatto. C'era il sentiero degli innamorati, ma Monica ha deciso che preferiva stare sulla serrata. Cosa starà cercando di dirmi? Farmi faticare il meno possibile. Il motivo per cui non abbiamo mai fatto prima questo sentiero è che dalla pianura cuneese è lontanissimo arrivare qua. Ci vogliono 3 ore abbondanti. Perciò noi ieri sera abbiamo dormito qui in Riviera, a Bordighera. E da lì oggi siamo saliti su 1 oretta, poi oggi pomeriggio torneremo a casa. Ci faremo 3 ore e mezza di macchina. Dopo una prima parte sulla sterrata si raggiunge la Fontana Itala e da qui inizia ufficialmente il sentiero degli alpini. Non fate affidamento però su questa fontana per riempire le vostre borracce, perché adesso siamo a maggio e buttava già poco, quindi secondo me d'estate è secca. In 2 ore e un quarto circa abbiamo raggiunto il passo dell'Incisa, da cui abbiamo abbandonato il sentiero degli alpini e da qui seguiamo il tracciato dell'Alta Via dei Monti Liguri. Questo pezzo non l'ho mai percorso prima d'ora, e verso la cima del Monte Toraggio. Questo tratto qua è sia dell'Alta Via dei Monti Liguri ma anche del GTA. Il sentiero degli alpini, quello storico in realtà, continua dopo e taglia le pendici del Monte Toraggio, però è chiuso da circa una decina di anni perché c'è stata una grossissima frana, quindi 2016, mi dice Monica. Al momento si può arrivare fino al passo dell'Incisa. Per essere onesti, noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto questa mattina. In realtà anche la prima parte del sentiero è chiusa da un'ordinanza che non c'è scritta da nessunissima parte. Non c'è scritto il Colle Melosa, non c'è scritto dove inizia il sentiero, quindi come fa uno a saperlo? Abbiamo incrociato una guida che ci ha informato di questa cosa e ci ha avvertiti del rischio di percorrere questo sentiero, poi andiamo avanti, vediamo un po' com'è. L'abbiamo fatto, ci sono 2 o 3 passaggi, ma direi più che altro uno, un po' esposto, e quindi lo consigliamo solo ed esclusivamente a escursionisti con un po' di esperienza.
assolutamente non ci porterei dei bambini, soprattutto dei bambini piccoli. Quindi abbiamo fatto bene per questa giornata a lasciare Luna dai nonni e venire su a farci la camminata da soli. Sì, e anche a chi non è molto pratico di montagna, solo fatto camminate semplici, non lo consiglio assolutamente. Allora, abbiamo provato a salire sul torraggio dal sentierino lato nord, bello dritto, però poi c'era un traverso su neve, giustamente siamo sul lato nord, siamo a maggio, quindi c'è ancora un po' di neve, e non ce la siamo sentiti, siamo tornati giù, adesso stiamo seguendo ancora l'alta via, e ci sarà più avanti un altro sentiero per il torraggio, quindi proveremo a salire da lì e poi vedremo. Eccoci! Monte Toraggio, eccoci qua! Siamo immersi nella nebbia, purtroppo, però. Ci siamo arrivati sulla cima. Da questo lato qua effettivamente è un po' più semplice, tutto è sposto su, quindi non c'è neve. L'ultimo tratto bisogna mettere un po' le mani, però è fattibile. Monte Pietravecchia, Monica era un po' stanca quindi mi ha aspettato giù al colletto, io ho fatto un salto qui anche se la visibilità è quella che è, però erano 100 metri di dislivello, non potevo perdermi quest'ultima salitina, anche perché non è che ci venga spesso qua in questa zona delle Alpi Liguri. Per vostra conoscenza, il Monte Pietravecchia è il 2000 delle Alpi posizionato più a sud di tutti, sapevatelo. Eccoci qui, tornati al Colle Melosa. Camminata finita, e molto panoramica, senza dubbio. Tu cosa hai da dire? Decisamente impegnativa, almeno per me che sono meno atletica, però molto bella, sì, decisamente molto bella, soprattutto alcuni punti, alcuni passaggi. Per quanto riguarda il Sentiero degli Alpini, vi informiamo che nelle prossime settimane dovrebbero iniziare dei lavori di manutenzione straordinaria, quindi probabilmente per un po' di tempo non sarà percorribile, e quindi nel caso voleste venire informatevi prima, chiedete al rifugio che c'è qua. Qui sul Colle Melosa ci sono ben due rifugi escursionistici, uno è il rifugio all'Avena e l'altro è il rifugio Colle Melosa. Il rifugio all'Avena è quello del CAI, quindi tendenzialmente quello più affidabile per capire se si può percorrere questo tragitto. Ricordatevi di portarvi acqua, perché lungo il percorso potreste trovare delle fontane, ma potreste anche non trovarle, quindi nel dubbio. Periodo. Vi ricordo che dall'inizio del 2024 c'è la newsletter di Vivo Cammino, in cui ogni mese vi consiglio tre escursioni nel nord-ovest, soprattutto tra Piemonte e Liguria, quindi se vi interessa vi iscrivete, qua sotto da qualche parte trovate il link, è gratuito e io vi mando dei consigli di escursione.
noi andiamo a prenderci un caffè o magari una birretta qua al rifugio e poi partiamo, perché avremo 3 ore abbondanti di macchina per tornare a casa. Consigliamo questo giro qua, magari se avete una casa in Riviera o avete amici, parenti con un appartamento qui tra Sanremo, Bordighera, Ventimiglia, questa zona qua, sfruttatelo per dormire magari la sera prima o la sera dopo, così ottimizzate un po' di più il viaggio per venire fin qui. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao e buone camminate.